per cortesia il microfono alla Marlo. Io non me lo regalo, sicuro ci sta. Ho detto la Marlo non parla se non ci sta il sito di tutto il consiglio comunale, il consiglio comunale a parlare, a parlare. Consiglio di dignità, abbiamo dei cittadini. La rivoluzione è anche questa, la prestituzione, la prestituzione, la esercitare con la sensibilità, e quella dignità, e quella dignità. Allora, noi ci siamo viste una volta a
avevamo chiesto di rivederci una seconda volta nel giro di 7 giorni e voi ce l'avete negato. Ma sarà mai possibile che un regolamento comunale si discute per un'ora e mezza solo una volta? Ma scusate, ma per voi è normale, ma questo è libero. Voi che state di là, lo sapete benissimo che l'Inter non è questo. Questa è soltanto una parte di arroganza, di dittatura e di dire che non vogliamo discutere. Poi veniamo a quello che è vero l'Inter burocratico, e questo è quello che dovreste insegnare voi, visto che ci stanno parecchi avvocati tra di voi. E come si fa un regolamento? Come si fa a modificare il regolamento? Vai in commissione, in questo caso affari generali, giusto? Ma siccome voi avevate detto che non volevate perdere tempo, noi che cosa abbiamo detto collaborando? E per presente che essere onesti in questo, ma abbiamo detto che non fa niente, però cerchiamo di apportare delle modifiche. Va bene, avevamo proposto delle modifiche, però poi quelle non le avete apportate, abbiamo detto va bene, affinché tu non possa pensare che noi vogliamo perdere tempo e portare il regolamento in commissione, perché sennò significava convocare tutte le commissioni eccetera, siamo disposti a, però ti abbiamo chiesto un altro incontro per discutere e ce l'hai negato, va bene? Allora, quell'iter burocratico di andare in commissione l'avete saltato, allora avete saltato anche l'altro iter che avevate a disposizione, perché vuol dire che voi oggi in consiglio dovreste fare un atto di consiglio che va proposto alla giunta e la giunta poi opera le opportune modifiche al regolamento. Ma fatemi capire una cosa, ma voi bypassate il tutto, cioè alla fine farete la stessa figuraccia che avete fatto per quanto riguarda la commissione elettorale, perché noi non abbiamo detto che non volevamo collaborare, però voi non potete venire in commissione a dire ci vediamo oggi per un'ora e mezza, se vi sta bene bene, se no ci vediamo in consiglio comunale, perché questo non è un modo di discussione, di discutere, non è democrazia. Detto questo, vediamo un attimo nello specifico del regolamento. Allora, prima ogni gruppo partecipava a tutte le commissioni. Oggi un consigliere del gruppo va in una sola commissione. Consigliere Cortese, questo è soprattutto per te che l'hai presentato. Allora, naturalmente l'articolo 38 del 2 che cosa dice? Non lo leggo perché non è che me le invento io le cose. Le commissioni consigliari, sai, anzi dell'articolo 38.2, devono rispettare in maniera proporzionale la composizione del consiglio e viene assicurato il criterio di proporzionale, poi rispettato soltanto dove sia assicurata in ogni commissione la presenza di ciascun gruppo. Chiaramente l'articolo 38 si è andato a fare andare a farsi benedire, consigliere Cortese, che voglio dire non è una cosa che non sento più. Le modifiche che avete apportato. Allora, voi avete detto, e tu l'hai letto, fammi vedere che qua non c'è da me, ok, è fissato il numero per ogni commissione. Commissione 1 e 4 hanno 5 membri, la commissione 3 ha cioè 6 membri, la commissione 7, 7 membri per la seconda commissione. Allora, ma voi lo sapete la commissione numero 4 qual è? Perché loro non lo sanno, perché tu che mi dici le cose, quando gliele spieghi, quello non lo sanno. Ma non capi una cosa, ma perché la commissione politica e sociale è quella che ha meno membri? Ma forse perché è più importante come commissione? Perché la proprio le politiche sociali hanno meno membri? Fammelo capire, c'è sta una spiegazione. Ma perché non ci rientra il politico sociale? Ma come fai con le politiche sociali a mettere sei componenti? Lo sappiamo bene, lo sai 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 bene, lo
che va a controllare gli atti che fa la maggioranza. Per non rischiare di trovarsi in minoranza qualche volta in modo che non ci va a praticamente hanno deciso voto con l'altro. Comodo! Spiegalo così, contesa, perché se lo spieghi così è molto più chiaro, c'è un senso tutto diverso. Una revolución fantástica.
noi li togliamo di mezzo e per non risparmiamo. Se no non è una legge, ma non è un problema. La legge ci consente di togliere le commissioni, le possiamo eliminare, così togliamo tutto di mezzo. Serietà, non serietà, tutto gettoso, non gettoso. Togliamo tutto di mezzo. L'articolo 38 ti dice che si possono. No, Giovanni del Prete ti dice che non sono obbligatori. E siccome siamo della commissione, pertanto dato sta fuori nel sacco della nostra maggioranza e maggioranza, e non ci deve essere il dialogo, per me per quanto mi riguarda si possono togliere tutte le commissioni. Mi serve poi di intervenire più tardi. Grazie. Grazie, Giuseppe Denaro. La parola al Consiglio del Prete.